Si contano ormai i giorni per l'inaugurazione della Biennale d'arte contemporanea del Belvedere di Sanleucio, organizzata dall'associazione Web Club in collaborazione con il comune di Caserta e di Casaggiove, ma prima del grande giorno c'è un'anticipazione. L'appuntamento è con Mark Costaby, l'artista statunitense che ama anche tanto l'Italia, tant'è vero che parte dell'anno lo trascorre proprio a Roma, è protagonista anche del film My Italy, questo film che è andato molto bene sia a livello di botteghino ma anche a livello di festival nazionali e internazionali. Ebbene, Mark Costaby, grande artista, è un po' lui la stella di questa edizione, la prima edizione della Biennale d'arte contemporanea del Belvedere di Sanleucio, che ha come titolo Terra Madre. Ed è bello collegare Mark Costaby anche al titolo Terra Madre, perché Costaby in fondo è un figlio dell'Europa, figlio di emigrati dell'est europeo, che è nato in una costa degli Stati Uniti, è andato sull'altra costa a vivere, vive poi anche in Italia e quindi è una persona che ha un rapporto con la terra, che ogni terra praticamente diventa la sua, e quindi ogni terra gli è madre in qualche modo, e quindi è anche un omaggio alla cultura che supera i confini, che supera i territori ed è sovranazionale, ed è internazionale, mondiale, si è cittadini del mondo. Ebbene, allora oggi pomeriggio Mark Costaby sarà a Caserta, farà un aperitivo con i giornalisti, con gli addetti ai lavori e così gli si dirà che ha vinto questo premio biennale perché in realtà è un artista anche molto legato a Caserta, ha esposto in questa città, ha fatto anche delle performance qui. Quindi gli organizzatori, la Web Club, ha inteso in qualche modo rendere omaggio a lui per simbolo di un artista internazionale, un artista che vive oltre i confini e che però in questa terra madre, qual è terra di lavoro, viene a salutarci, viene a omaggiarci e noi omaggiamo lui.